Comincia quindicenne e non smetterà più. Ancora studente, proclama: la donna è la sola scienza che si può apprendere. Il suo rapporto con l'altro sesso è appassionato, prepotente, bulimico. Sedurle, conquistarle e poi liberarsene è un impegno quotidiano, anche perché delle donne ha bisogno. Tutte, adulte e adolescenti, grandi dame e mercenarie, ingenue e navigate, sono la sua fonte di ispirazione. La sua scrittura si nutre di Eros e così, pagina dopo pagina, conquista dopo conquista, D'Annunzio colleziona avventure. Anche in questo campo è un artista, perché, come raccontava Isadora Duncan, a ognuna dava l'impressione di essere il centro dell'universo. A ognuna riserva parole appassionate, molti soprannomi, infiniti tradimenti, audaci trasgressioni e banali delusioni. Le più fortunate sono trasfigurate nella sua prosa e così consegnate all'eternità. A Olga Ossani si ispira un personaggio del piacere, il romanzo che rende celebre D'Annunzio in Italia e all'estero. Elvira Fraternali, ribattezzata Barbara, è la protagonista del Trionfo della Morte, delle Elegie Romane e del Libro Segreto. Ma la relazione che più intreccia amore e arte, la più tormentata, è quella con Eleonora Duse, la Divina, la più grande attrice del tempo. Per 9 anni sono la coppia più chiacchierata d'Europa. Lei è più grande di lui e certamente più innamorata, e soffrirà per i tradimenti sentimentali, sessuali e artistici, soprattutto quando D'Annunzio le toglierà il ruolo principale nella Figlia di Iorio, per darlo a un'altra attrice, Irma Grammatica. Nemmeno l'avventura bellica distrae il grande seduttore, che nel 1916, fra un'impresa militare e l'altra, inizia la relazione con Luisa Baccara, che durerà per il resto della vita. Lei è la signora del Vittoriale, la casa monumento sulle rive del Garda, dove l'ormai principe di Montenevoso trascorre le sue giornate e le sue notti, fino all'ultimo inquiete e impegnative. Ma è la governante Amélie, ribattezzata Alice, la vera Richelieu del complesso regime erotico instaurato al Vittoriale, perché è lei a gestire il traffico fra le ospiti, gli amanti di passaggio, spesso professioniste. A complicare il menage ogni tanto arriva anche un fantasma del passato, Marie Ardoin di Gallese, la moglie da cui D'Annunzio non aveva mai divorziato, la prima e l'unica, almeno in questo.